La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Io spero che con questo nuovo governo la prima cosa che fanno togliere un po' di merda dall'Italia, chiudono sta trasmissione del cazzo, tu e quell'altro frocioli, quel nano del cazzo. Io anzi, devo vedere un po', devo cercare di avvisare qualcuno, dire per cortesia chiudeteli a sti merdosi. Naturalmente. Luciani e Parenzo, ormai avete raggiunto il massimo della depravazione. Non solo avete sempre promosso la ricchionaggine, i froci, i culattoni, i travestiti, i trans, ma ora sponsorizzate anche i preti culattoni. Per voi ci vorrebbe solo una cosa, la Santa Inquisizione che ritorna. Non il rogo, è troppo poco per voi. Squartati in piazza. Luciani, Parenzo, fate cagare, fate una trasmissione inutile dove per forza dovete dire il contrario di tutto e di tutti tra di voi, così fate montare sulla gente, ma siete proprio due burattini, due pagliacci, siete una trasmissione di merda e io cambio radio proprio volentieri, fottetevi, spiegati. Senti, cambia canale, non rompere il cazzo, vattene a fanculo, brutto frocio. Senti David, lo sai qual è la notizia più incredibile di oggi? Non la ritroverai di oggi? Sui siti di oggi, di questo di oggi, sì, di oggi. Non la ritroverai. L'arresto di Pittella del presidente della regione Basilicata.